Tra noi allora, momento letterario, ci ricolleghiamo così al Cardiopalma, perché ovviamente la diretta è anche bella per questa, per questo. Parliamo di un libro oggi molto interessante perché ripercorre la storia del calcio Napoli, quindi congiunge anche un po' quello che è letteratura, passione per il calcio. Racconta la storia degli anni straordinari di Diego Armando Maradona, delle sue gesta, ripercorre anche però le storie dei vari Fabio Cannavaro, di vari tanti altri giocatori che comunque hanno segnato il passo, hanno segnato proprio la storia del calcio partenopeo, e speriamo che questo sia anche un auspicio per il Napoli di quest'anno. Lo facciamo in compagnia dell'autore del libro, che è naturalmente un accreditato giornalista sportivo, che è Marco Lobasso, che saluto affettuosamente. Marco, buongiorno. Buongiorno, grazie Claudio di averci invitato, insomma, perché Il libro di cui tu parli sta ovviamente avendo un bel successo, perché comunque è un po' un revival di quegli anni. Miei anni azzurri, quando c'era Maradona. Naturalmente l'ultima parola, voglio dire, non ha bisogno di spiegazioni e rappresentazioni. Saremo coadiuvati anche da alcune immagini molto emozionanti che ritraggono, che ci daranno anche spunto, per esempio intanto la copertina del tuo libro, per raccontare questa storia scritta peraltro in compagnia di Serao, che è stato un grande dirigente del calcio Napoli proprio nell'epoca Maradona. Sì, è scritta grazie a Serao, esattamente, perché è proprio il diario di Francesco Serao, vicepresidente del Napoli Calcio ai tempi di Ferlaino e di Maradona, che sostanzialmente si racconta, si mette a nudo, quando poi c'è un giornalista che ha voglia di ascoltare, di tirar fuori le storie, poi viene fuori un bel mix, io spero che questo lo sia, è in libreria nelle Feltrinelli della città, della nostra città, di Napoli, e quindi è facilmente recuperabile ed è edito da Levaria, una associazione culturale, giovane casa editrice. E mi ha colpito molto, caro Claudio, il fatto che lui potesse raccontare in questo suo diario delle storie da dirigente che non conoscevamo, molto sensibili, molto anche se vogliamo dolci, del periodo maradoniano, tra l'altro che va verso la fine, quindi gli anni un po' più brutti, se vuoi, l'ultimo anno, quello più difficile, la trasferta di Mosca, il Maradona che non si presenta agli allenamenti, il rapporto suo con Diego, il rapporto con Ferlaino e, come dicevi tu, con questi giocatori in erba come Cannavaro, che è solamente in quel momento un talento della primavera. Un ragazzino 18, addirittura prima, sì della primavera, sì. Quindi ancora prima di giocare nel Napoli aveva 18 anni, quindi veramente un ragazzino, poi ha fatto una carriera naturalmente straordinaria. Che Serao va a guardare, perché si gioca a Soccavo, vuol dire si gioca a Campo Paradiso, ovviamente lui va a vedere gli allenamenti, quindi e racconta appunto che era già impressionati, erano già tutti impressionati a questo ragazzo che sembrava avere una potenza fisica fuori dal comune. Intanto, come ti dicevo, le immagini, questo Maradona che un po' ci restituisce, questo è il caso di Fabio Cannavaro, però abbiamo visto prima le immagini dell'allenamento di Maradona, il palleggio che restituisce quelle grandi emozioni, no, provate da ragazzino, parlo di me ma parlo naturalmente anche di te, insomma eri un ragazzo, iniziavi la tua professione e ti imbattevi in un fenomeno che non era soltanto sportivo ma soprattutto sociale per questa città, ecco le immagini veramente emozionanti. Io credo che raccontare la storia minima anche nello sport e quindi nel calcio, che è lo sport più importante per Napoli e per i napoletani, sia un bel esercizio di memoria e anche un bel modo di parlare ai giovani che non hanno vissuto quegli anni, perché c'era tanto sentimento, c'è ancora tanto sentimento, ci sono tante emozioni, c'è tanta voglia di rivalutare un periodo che è vero che non aveva le stringenti regole di adesso, perché il calcio era un po' più romantico, ma era fatto di grandissimo stress, di emozioni, una squadra che stava vincendo lo scudetto, che poi l'avrebbe vinto, una squadra che aveva il più grande giocatore di tutti i tempi in squadra, insomma tra le pieghe questa Napoli che si affaccia nel ricordo di Francesco Serao e quindi anche di Ferlaino, è una Napoli che ci sta molto a cuore, perché è una Napoli che dimostra che in certi periodi della nostra vita è stata veramente una capitale di questa Italia, e non solo ai tempi dei Borboni o dopo, ma anche negli anni 90, ricordiamo, c'erano tanti ministri e politici importanti che avevano Napoli nel cuore, c'era il direttore della Rai Biagio Agnes Napoletano, c'era un vero dualismo tra Napoli e Milano, quindi tra essere napoletani e il berlusconismo che si stava affacciando almeno nello sport, nel calcio, e vinciamo noi, e questa è
in quel tempo vinciamo noi. Magari questa storia può essere anche di buon auspicio, non diciamo altro, per questi mesi, per questi periodi così particolari, anche così belli del calcio a Napoli. Marco, questo io credo sia un libro speciale per una caratteristica molto precisa, perché noi naturalmente la storia di Maradona la conosciamo passo dopo passo, le cronache nel corso della sua storia appunto hanno raccontato bene quelle che sono state le sue gesta, sappiamo della sua vita privata, sappiamo tante cose, però questo libro ci mette in contatto anche un po' con quella che era la sua storia personale, il suo rapporto intanto con se stesso, con la famiglia, con il figlio, degli episodi che sono che non sono ancora stati raccontati, perché Seraoli ha vissuto in prima persona, lui era amico proprio di Diego Armando Maradona e quindi ci sono comunque come dire, delle chicche, no? Delle storie che non conosciamo, quindi è importante che un libro trasferisca anche delle emozioni e non soltanto delle storie, che ne pensi? Direi di sì, quelle con Diego sono esperienze, sono pagine diventate abbastanza importanti, due su tutte. Quando lui si trova in una situazione così drammatica come la trasferta di Mosca della Coppa dei Campioni che Maradona fa, ma arrivando un giorno dopo, beh, e loro trovano il tempo a mezzanotte di andare a visitare la Piazza Rossa, che tra l'altro era chiusa perché c'era la festa dell'unità, insomma il periodo bolscevico. E Maradona chiede di essere accompagnato da Francesco Serao perché festeggia un anno di matrimonio con ovviamente con la sua allora moglie ed è bellissima la scena a mezzanotte in piazza, faceva un freddo, immaginate, novembre a Mosca, in cui i poliziotti riconoscono Maradona e anche se c'è il divieto assoluto di far entrare chiunque in piazza perché stanno allestendo la festa del giorno dopo, Diego entra e può fare un giro romantico di notte con sua moglie ed è una scena che viene raccontata con questi particolari inediti, anche se qualche giornalista amico nostro l'ha vissuta alle spalle con telecamere, insomma poi abbiamo ricucito questa bellissima storia. Come ha una bellissima storia la foto di copertina che abbiamo fatto vedere nel libro. Magari la riproponiamo, ecco, perché qui. Questa foto ha una storia, una storia che riassumo in pochi secondi. Ricordo questa foto, questa è una foto che ha fatto il giro delle varie testate. Esattamente, bravo Claudio che te la ricordi, perché è stata la copertina di Repubblica Napoli che era uscito da pochi mesi, era quotidiano a Napoli, perché Repubblica fece uno scoop con un'intervista speciale di Serao al San Paolo, si fece aprire il San Paolo e fecero questa foto, un vero e proprio reportage. Successe che ovviamente il giornale della città, Il Mattino, si arrabbiò molto per questa cosa in esclusiva, perché come tu sai allora insomma, le esclusive bisognava dosarle tra Mattino, Repubblica, Roma, Giornale di Napoli, dove eravamo noi giovani. E il giorno dopo Mimmo Caratelli, dalle pagine del Mattino, scrisse un corsivo scherzando un po' malignamente su Francesco Serao e intitolando Abemus Papam, proprio da quelle foto così ridondanti. Si arrabbiò anche Ferlaino che dice: ma sei venuto a fare il vicepresidente, certo, o sei già presidente? Si arrabbiò Carlo Giuliano, sarebbe la splendida figura di Carlo Giuliano che disse: ma perché non mi avverti? Però forse l'irriverenza, la sana irriverenza che porta poi alla storia, no? Perché poi questa immagine è rimasta. Anche veramente. Perché lui in quel tempo era Serao, era quasi sicuramente eletto nuovo presidente del Napoli, Ferlaino l'aveva eletto, poi non successe per una serie di cose. È una storia minima che gli appassionati conoscono bene, con i dettagli, che raccontarla dalla sua figura, dal di dentro, è stato molto divertente, Claudio. Marco, per chiudere, ti chiederei anche qual è stata un po' la tua emozione nel ripercorrere queste storie, nel ripercorrere storie di vita, non soltanto sportive, non soltanto inerenti alla città di Napoli, anche in contatto con un personaggio così nevralgico, no? Nella storia di Diego Armando Maradona. Ci sarà stata comunque anche un abbandonarsi all'emozione, no? Da parte tua, che comunque sei comunque un tifoso del Napoli, sì. Hai seguito da sempre Maradona come tutti noi, quindi è qualcosa di particolare, no? Nella tua carriera. Beh, mi hanno molto emozionato rimettere le mani, rivisitare minuto per minuto le ultime ore di Maradona a Napoli. Quindi il famoso 31 marzo, il lunedì dell'Angelo, che poi lui
parte la sera per Roma con, con l'auto, guida lui, tra l'altro, sgommando, lascia Posillipo, la sua famosa villa di Posillipo. Sì. Quelle ore vissute, tra l'altro anche con le cronache dei giornali di quel periodo, con i ricordi di Francesco Serao, sono state particolari per chi ha sensibilità, per un giornalista che, a cui piace un po' la storia minima del nostro calcio, perché si capisce subito che Maradona è in una sofferenza completa tra il voler combattere a Napoli questa battaglia contro il doping, perché lui è da poco stato messo in mezzo a questa storia di doping che conoscete benissimo, e la voglia di scappare dalla sua famiglia che era già andata a Buenos Aires con tra l'altro la figlia Dalmita che compie gli anni, e alla fine lui decide di partire. Beh, quelle ore, quella giornata vissuta, rivissuta tanti anni dopo con un lavoro giornalistico, è stato molto divertente, emozionante. Il resto lo lasciamo alle pagine, perché è un libro assolutamente da acquistare, ma soprattutto anche da leggere, per riemozionarsi, per ripercorrere la storia del più grande giocatore della storia del calcio, Diego Armando Maradona. Lo ricordiamo, I miei anni azzurri, quando c'era Maradona, il libro del mio amico e collega Marco Lobasso, che ringrazio e saluto ancora una volta. E salutiamo anche Francesco Serao che ci ha dato questo regalo bellissimo. Andiamo in pubblicità, poi pillole di salute del nostro Espedito Pistone. A tra poco.